riprendo il microfono, ma appunto se ci sono delle domande poi le raccogliamo e proviamo ad andare verso la conclusione di questo dibattito. Magari se vi avvicinate e... La domanda era verso Duccio se completava sull'Egitto, non so se ce ne sono altre, se no iniziamo da questo, poi magari pongo io una questione, ma no. Facciamo... Molto rapidamente, poi non so se avete ancora modo di vedere la presentazione, non c'è più. Allora, sull'Egitto abbiamo cercato di fare lo stesso lavoro fatto sugli altri paesi, quindi sempre osservando gli appalti della direzione interna al Ministero interna al Viminale, e quello che è emerso e che mi pare interessante segnalare in questo francobollo di risposta sono due partite. La prima è che dal 2006 l'Italia ha predisposto un sistema il cui acronimo è AFIS, che sta per sistema di identificazione di soggetti migranti finalizzato al contrasto della immigrazione irregolare nel paese nordafricano. L'ha realizzato l'Italia finanziando la succursale di Hewlett Packard, HP, la sua succursale italiana, che dal 2006 ha realizzato questo sistema per 5 milioni e 200 mila euro. E dal 2012, anno in cui terminava la predisposizione di questo sistema, sempre finalizzato al contrasto e sempre mosso all'interno degli atti formali dalle stesse urgenze, emergenze che hanno caratterizzato gli affidamenti per la Libia, dal 2012 a oggi si è proceduto di anno in anno con proroghe del servizio di manutenzione senza concorrenti. Come valeva per Cantiere Navale Vittoria, valeva per HP, la succursale italiana, si chiama Hewlett Packard Italiana, è a sede a Milano, unica detentrice della competenza per poter mantenere quel sistema, in forza di un contratto in via di esclusiva con la società Gemalto, che è una multinazionale dei sistemi di informatizzazione e di controllo, che ha con HP un contratto di esclusiva per la realizzazione di quel servizio. Ogni proroga, adesso non avete davanti le carte, ma ve lo dico con il beneficio della, diciamo così, cerco di fare qualche approssimazione, ogni proroga si aggirava intorno ai 400.000 euro, dal 2012 a oggi, morale la fornitura arriva a 7 milioni e mezzo di euro. La cosa interessante è che dall'ultima proroga che è intervenuta a dicembre del 2018, se voi ricordate da calendario alla mano per la vicenda Regeni, la fine del 2018 è stato il periodo dell'anno di quelle che sembravano delle importanti novità nell'ambito dell'indagine, con una presa di posizione diplomatica da parte del nostro paese apparentemente rigida nei confronti del Cairo. Dico apparentemente perché invece proprio in quel momento, tra l'ottobre e il dicembre del 2018, poi questa partita è una delle tante partite che vedono l'Italia e l'Egitto interessati, diciamo così, di comune accordo su alcune questioni di rilievo commerciale, quegli atti di gara che raccontavano di una richiesta egiziana dell'ottobre del 2018, di una richiesta di offerta da parte delle autorità italiane ad HP, di un'offerta ricevuta, di una contrattazione e poi dall'affidamento per la manutenzione anche nel 2019 di 490.000 euro, è stata pubblicata nel giugno di quest'anno. La lettura che abbiamo noi è anche per evitare che pubblicandola in quel momento potesse emergere un punto di contraddizione tra un rapporto diplomatico apparentemente sterilizzato e dall'altra parte la fornitura di un ennesimo servizio di contrasto all'immigrazione cosiddetta irregolare a imprese italianissime, perché la succursale italiana, secondo quella logica. L'altra partita vede l'Italia impegnata nel finanziamento e nel coordinamento delle attività di un'accademia di polizia internazionale con sede al Cairo,
che ha avviato le proprie attività nel marzo dello scorso anno, marzo 2018. Il progetto si chiama ITEPA, è un'accademia che mette insieme 22 paesi africani, l'Italia coordina, per la formazione di oltre 300 funzionari di alto livello delle polizie nella predisposizione di meccanismi di contrasto dei flussi ritenuti irregolari. Questa accademia ha avuto un costo di partenza di 1.800.000 euro, predisposti dalle autorità italiane con fondi di sicurezza da fondi comunitari. Corsi della formazione dei funzionari sono in corso proprio anche in questo momento, nel senso che sono iniziati a fine maggio, termineranno all'inizio di luglio. L'Italia si occupa di predisporre tutto l'occorrente, dalla prenotazione degli alberghi, per fare un caso piccolo, alla predisposizione di gadget, alla predisposizione di corsi di formazione vere e proprie. Queste sono le due delle diverse partite che vedono coinvolta la direzione delle frontiere interna al Viminale, la dinamica del contrasto ai flussi e gli interessi dei paesi africani, sospendendo ovviamente qualsiasi valutazione, anzi o meglio, facendo una valutazione ed esprimendo il semaforo verde rispetto a paesi in situazioni che noi tutti conosciamo e a diciamo così, stato dei diritti che tutti conosciamo e comprendiamo. Prego. Raccogliamo questa, poi andiamo verso la conclusione. Buonasera a tutti e saluto Duccio Facchini, che è venuto a Este a presentare il libro La Deriva a ottobre. Allora, la mia domanda è questa. Abbiamo ragionato su questi dati che con ASDI. Il Ministero dell'Interno pubblica i dati degli sbarchi, quindi fa vedere che da quando c'è Salvini gli sbarchi sono diminuiti e pubblica questo dato ufficiale. Secondo noi, legali, manca in quei dati il numero delle persone che non, chiamiamoli asilanti, quelli che non riescono a formalizzare il C3. Parliamo di situazioni drammatiche a Torino, Bologna e Bari, dove i richiedenti non hanno accesso formale alla questura, non possono nemmeno formalizzare il C3. Ci sono associazioni che mandano la PEC e poi hanno un appuntamento da qui a 9 mesi. In quei 9 mesi queste persone sono sostanzialmente dei fantasmi. Domanda, come giornalisti, voi siete riusciti a verificare se questo dato è considerato dal Ministero dell'Interno e dove è possibile fare emergere tutta questa questo numero di persone impressionante che ad esempio a Bari, ci riferiscono colleghi ASDI, stanno formando delle vere e proprie baraccopoli, perché sono persone non schedate, non hanno nemmeno fatto la raccolta delle impronte digitali, cioè il fotosegnalamento, e non hanno nemmeno la possibilità di fare il C3. I dati di queste persone dove sono e se è possibile a livello giornalistico allora denunciare questa cosa, perché a nostro parere sarebbe importante far vedere come in realtà il metodo Salvini non funziona. Perché nel momento in cui loro dicono noi vogliamo assicurare regolarità, in realtà stiamo alimentando l'irregolarità, stiamo alimentando la criminalità organizzata, stiamo organizzando una serie di cose e il conflitto sociale. Grazie. Sì, traduco solo una cosa, C3 accesso alla procedura di protezione internazionale, di fatto. Sì, io ho pubblicato venerdì scorso un pezzo su Internazionale dicendo che la maggior parte delle persone che sono arrivate in Italia appunto nell'ultimo anno sono arrivate con degli sbarchi diretti e con degli sbarchi, molti di questi sbarchi nemmeno registrati appunto dalle autorità, e quindi di conseguenza poi queste le persone che sbarcano non sono identificate, e non possono naturalmente avere accesso alla procedura come era prima. Mi sembra il dato più incredibile, no? Che cioè nel momento in cui viene licenziato, viene approvato un decreto sicurezza bis che criminalizza il soccorso in mare, di fatto il soccorso in mare non esiste più,
E la maggior parte delle persone arrivano in Italia per via mare per conto loro o via terra anche per conto loro, come avveniva prima del 2013, completamente fuori dai radar delle autorità, e che questo chiaramente produce ancora di più, insomma, incertezza, diciamo così, e per le persone stesse chiaramente difficoltà. Proprio per queste ragioni però i dati a me non risultano, cioè non, paradossalmente non mi sembra che è normale che in Puglia per esempio ci sia questo fenomeno, no, degli sbarchi spontanei affidati soprattutto che arrivano direttamente dalla Turchia, in cui ha un ruolo, per esempio, ha un ruolo, i trafficanti sono soprattutto dell'Europa dell'Est. Questo traffico, diciamo, è noto, però sui numeri non mi sembra che ci siano fonti attendibili, e parliamo di un fenomeno appunto tutto da indagare, e su questo credo che, come al solito, gli avvocati, le organizzazioni di base, le associazioni siano una fonte fondamentale per i giornalisti. Cioè, fin qui mi sembra che abbiamo semplicemente detto che stiamo parlando, appunto, io personalmente l'ho detto varie volte, che stiamo parlando di numeri non verosimili, nel senso che sicuramente molte persone in più sono arrivate e molte persone in più però non sono registrate nemmeno dall'autorità, con tutto quello che comporta. Però siamo chiaramente al paradosso, cioè continuiamo a parlare dei 42 della Sea-Watch e continuiamo a concentrarci sulla deterrenza rispetto al soccorso in mare, perché appunto evidentemente per ragioni di propaganda molto, molto semplici da comprendere, ecco. Solo aggiungere una cosa a quello che giustamente ha detto Annalisa Camilli. Faccio presente che da quest'anno la Guardia Costiera, che ha sempre pubblicato mese per mese nel suo spazio di rendicontazione delle attività SAR la numerosità delle persone soccorse, e che di norma erano equivalenti a quelle pubblicate sul cruscotto statistico giornaliero del Ministero rispetto agli sbarcati, sostanzialmente c'era un'equivalenza tra gli interventi coordinati dal nostro centro di coordinamento e gli sbarcati. Da quest'anno Guardia Costiera Capitaneria di Porto ha cambiato completamente il meccanismo di pubblicazione di quei dati, non li pubblica più mese per mese ma li pubblica trimestralmente, ha suddiviso quelle che prima erano considerate tutte insieme come operazioni di diciamo così, di ricerca e soccorso di situazioni di distress, ora distingue in operazioni di soccorso da operazioni di polizia, cosa che non aveva mai fatto prima, sostenendo proprio che fosse difficile distinguere tra operazioni di soccorso e operazioni di polizia, e sono comparsi, per rispondere alla domanda di Eva, questi rintracci a terra. Quindi, da un punto di vista formale, quantomeno la Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera, dovrebbe o si suppone che si spinga la misurazione anche dei rintracci a terra di persone che evidentemente non ha incontrato via mare ma che ha ritrovato a terra. Dopodiché è evidente che siamo di fronte a una situazione di, diciamo così, chiamiamoli sbarchi fantasma o chiamateli come volete voi. Credo che però sia molto difficile ottenere una risposta dal Ministero degli Interni rispetto alla quota dei fantasmi. Faccio osservare una delle motivazioni più banali. Il Ministero degli Interni non ha, ad esempio, o non vuole divulgarli, non ha dati sistematizzati, non di fantasmi, non di persone arrivate la notte e poi non si sa dove vanno a finire. Il Ministero degli Interni non ha i dati complessivi delle persone alle quali negli ultimi anni le prefetture italiane hanno revocato le misure di accoglienza. Se c'è qualche operatore dell'accoglienza, questa cosa la sa bene. Quindi non parliamo di fantasmi, parliamo di persone regolarmente soggiornanti che hanno un titolo derivante dalla richiesta di asilo, alla quale i centri o le prefetture, o su suggerimento dei centri o di proprio imperio, attraverso dei regolamenti totalmente mutevoli da prefettura a prefettura, hanno revocato le misure di accoglienza e magari li hanno mandati nei centri informali intorno alle grandi città o in Piazza Duca d'Aosta a Milano o in altre situazioni. Non abbiamo i dati complessivi nemmeno di queste persone,
che come Altra Economia abbiamo approfondito questo dato sul 2016-2017, arrivando, chiedendo prefettura per prefettura, a proposito della PEC, Dio salvi la PEC, perché è uno strumento rispetto alle quali le prefetture possono ritrarsi un po' meno, ci hanno risposto in 61 e sul binomio 16-17 ci hanno comunicato 41.700 provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza. Se vogliamo proiettare quel dato al 100 circa prefetture italiane, parliamo di 60.000 persone che tra 2016 e 2017 si sono viste revocare le misure di accoglienza, che sono o erano regolarmente soggiornanti, rispetto alle quali noi non conosciamo la loro sorte, perché le prefetture ti dicono che non sono le questure, non sono tenute a conoscere il domicilio del revocato. Questa è la situazione dentro la quale si inserisce il tema freschissimo degli sbarchi fantasma, cioè di una situazione di gravissimo deficit di trasparenza, informazione, di sistematizzazione dei dati. Sì, grazie. No, è evidente che non bisognerebbe rimanere qua altrettante ore, no, per evidentemente parlare e approfondire altri elementi che sono emersi, come il sistema d'accoglienza, la questione dei centri di detenzione e via discorrendo. Diciamo, non c'è il tempo, sicuramente avremo modo di ritornare sulle tante questioni che abbiamo aperto. Segnalo come di fatto sia dal punto di vista delle mobilitazioni, sia dal punto di vista delle iniziative nei diversi territori ci sia stata un'enorme disponibilità sia ad essere presenti per approfondire, per capire, per ricevere informazioni, ma poi sia anche per scendere in piazza, per cercare attraverso le mobilitazioni che si sono semplicemente declinate in questo ultimo anno. Io parto dall'anno scorso, in questo periodo ci fu la prima manifestazione a Ventimiglia, una manifestazione proprio su uno dei confini più spietati in questo momento che abbiamo all'interno dell'Unione Europea, e da lì abbiamo avuto moltissime iniziative che avevano caratteristiche territoriali, fino alla grande manifestazione del 10 novembre degli indivisibili e poi ancora un ritorno nei territori con iniziative con la costituzione di reti antirazziste, assemblee in città contro gli sgomberi, contro il decreto, contro gli effetti nefasti del decreto sicurezza. Ed oggi evidentemente ci troviamo di fronte a dover nuovamente mobilitarci, a dover pensare anche a come contrastare, no? Il decreto sicurezza bis, e sicuramente come ogni estate avremo tanti fronti caldi che dovremmo essere in grado poi non solamente di, come abbiamo fatto questa sera, di tratteggiare, quindi di portare una solidarietà attraverso un dibattito, ma avremo la necessità di riscendere nelle piazze e di creare momenti anche di conflitto. Io vi ringrazio nuovamente i nostri ospiti per la disponibilità, ringrazio lo staff tecnico di Sherwood che ha permesso anche questa trasmissione in streaming, che permette a tutti i dibattiti di poter essere visualizzati, seguiti anche da casa. Ricordo domani, mi fanno cenno, che ci sarà un talk qua nello spazio Book & Media, Società del controllo e abusi in divisa, alle 21, quindi continuate a frequentare il festival, ci vediamo domani e lunedì prossimo per l'altro dibattito. Grazie ancora.